Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Ciclista Streaming. E stasera abbiamo Giulia Raimondi, una ragazza di 15 anni, parmense. E buonasera Giulia e benvenuta, grazie di aver accettato l'invito e benvenuta qui con tutti noi. Grazie a te di avermi invitato a questo streaming. Ecco, una piccola presentazione. Giulia, quest'anno è passata junior. No, sono ancora allieva, secondo anno. Sei allieva del secondo anno. Eh sì, non era anche segnata. Sì, è allieva del secondo anno e è passata con la Cadeo Carpenedo, che è una squadra delle tue zone. Sì, è di Piacenza, io abito a Parma, abbastanza vicino. Quindi sei ritornata un attimino con il tuo primo allenatore, che è il tuo papà, Sandro. Esatto. Quindi sei, dopo aver fatto un'esperienza in altre squadre, ecco che dovremo capire il motivo perché hai cambiato, perché sei ritornata in questa società dove, se non erro, milita anche tuo fratello. Quando era juniores, mio fratello era nel Cadeo Carpaneto Telli, adesso invece che è passato di categoria è nel Casillo Maserati. Allora, è giovanissima Giulia, e intanto qui sta arrivando i primi supporter, i suoi primi tifosi. C'è Luciano Sanfilippo che ti saluta, Luigi Benucci, Ciao a ciao tutti. Super Giuli. Li vedi tu i commenti? Ecco, No. vedrai che sul menu sulla destra c'è un Ok, comment. adesso sì, adesso sì. Ecco, perfetto, perfetto. E qui arriva tanti altri follower tuoi, credo, e anche delle nostre trasmissioni. Bene, allora, ripedaliamo un attimino, ripartiamo proprio dall'inizio. Quando hai, com'è avvenuto questo incontro con la bicicletta? Quando è che ci sei montata per la prima volta? Allora, ho iniziato ciclismo quando avevo 5 anni, da di zero, proprio piccola piccola. E mio fratello correva per la Polisportiva Torrile e mio papà era sempre allenatore in quella squadra e allora decisi di provare anch'io. Mi seguiva Antonio Carnevali, che adesso non c'è più, però era un divertimento assurdo, eravamo tutti insieme nella pista di Fognano, dove mi sono allenata praticamente sempre da giovanissima, e con tutti i bambini ci divertivamo un sacco. Quindi, infatti sappiamo che nelle categorie giovanissime, dalla G0 per chi inizia come te alla G6, quindi in questo percorso di crescita le femmine gareggiano insieme ai maschi, insomma, com'è questo gruppo insieme maschietti e femminucce? Beh, è bello divertirsi tutti insieme, poi dopo le gare sono separate perché è giusto così le classifiche che siano separate, però puoi avere come riferimento i maschi e magari seguirli e poi magari ti confronti anche con loro. Ecco, perché magari in tante regioni corrono insieme, no? Maschi e femmine. E probabilmente tu questa esperienza l'hai fatta solo con le ragazze, allora. E correvamo insieme da giovanissimi maschi e femmine, però dopo le classifiche erano separate, cioè Ah! magari arrivavi, non so, prima delle femmine, ma potevi essere arrivata a testa dei maschi. Sì, questo così è così per tutte, sì. Sì, no, è l'unica cosa che non pensavo in questa categoria era il risultato, no? Ecco, ma invece mi sono accorto che tanti di voi, c'è chi lo faceva, sì, con divertimento, bla bla bla, però poi gli garbava vincere. Te
che tipo eri a quei tempi? A me piaceva vincere. Ecco, quindi magari chi vinceva gli piaceva vincere, chi non vinceva diceva che correva per il divertimento, un po' il succo è questo. Sì, cioè, sempre il divertimento, poi se vinci ti diverti ancora di più. Infatti, sì. Magari il divertimento è anche il tutto il contesto, no? Andare alle gare, trovare le amiche, gli amici, stare insieme Sì, poi durante la... dopo le gare magari fermarsi a mangiare tutti insieme, fare il picnic o andare a casa di uno a giocare. Qui c'è Guido Cavalli che punta tutto su di te. Grazie. Quindi qui, allora io non ti conoscevo nel senso che ho visto il tuo nome negli ordini d'arrivo, però una persona mi ha detto, guarda, intervista questa ragazza perché ha dei numeri, li ha dimostrati, scinde, ma non sono tanto i risultati che hai fatto fino ad ora, che sono importanti, che come si sa inizieranno a valere quando sarai un'elite, diciamo, quindi hai ancora un pochino di tempo, però proprio per le caratteristiche, il modo di correre, e quindi ecco perché siamo qui a farti il terzo, quarto e quinto grado, ecco. E sono sempre stata abituata a non mollare mai, quindi diciamo che io metto tutta la forza che ho in quello che faccio. E lasciando un pochino perdere il discorso giovanissimo e dopo ci si diverte vincendo, però insomma l'allenamento, tutta la vita della ciclista è relativa, no? A quella che poi ti è rivenuta dopo. Sì, perché quando fai il salto da giovanissimo esordiente è tutta una cosa diversa. Capisci che devi essere un pochino più, diciamo, come si può dire, inquadrata, che magari non è più un gioco, anche se lo è ancora, però devi magari allenarti un po' di più e magari farlo un pochino più seriamente. Ecco, quindi si passa nel 2017, si passa esordiente primo anno e in questa categoria si contano già a fine stagione 5 belle vittorie, 4 secondi posti, di cui un campionato italiano, un secondo Esatto. all'italiano, che però se non ricordo male il secondo all'italiano poi si ripete anche l'anno successivo. Esattamente. Ecco, allora, però partiamo dal primo anno d'esordiente. Ecco, raccontaci un po' quali sono state le tue sensazioni, emozioni, l'approccio a questa categoria dove si incomincia a correre tutte le ragazze insieme, agguerrite, eccetera. E il salto da giovanissimo esordiente non l'ho sentito tanto perché poi le ragazze erano le stesse con cui correvo da giovanissima. Un po' è stato il gruppo perché da giovanissima si correva massimo 20 persone, invece da esordienti si comincia a correre anche i 100-110, quindi magari un po' la paura nel stare nel gruppo, la paura di cadere, però dopo che ti hai preso la mano non ci fai più caso. Ecco, mi sembri abbastanza sicura di te, decisa, sicura, pur essendo giovane, no? Non tanto timorosa. No, perché dopo un po' viene tutto naturale. E queste 5 vittorie come sono avvenute? In quali percorsi, circostanze? Te le aspettavi? Potevi fare di più? Allora, inizialmente ci è voluto un po' prima che prendessi il passo per le gare, perché correndo con le più grandi veniva un po' difficile. Poi mi ricordo la mia prima vittoria, era San Marino di Carpi, era un circuito pianeggiante ed era anche il campionato regionale. E arrivammo in volata e feci la volata.
Quindi adesso ti danno per una scalatrice, però che vinci anche in volata a questo punto. Sì, le gare che mi piacciono di più sono quelle dove ci sono strappi e un pochino più dure, un pochino più lunghe. E quindi termina un primo anno da esordiente in cui ti sei sentita soddisfatta di quello che hai ottenuto? Sì, molto soddisfatta, non avrei mai pensato di poter arrivare a quel livello. E ecco, era già cambiato qualcosa anche con la nuova società dove sei andata da esordiente, magari nel tipo di allenamenti. Il discorso come affrontare la gara, magari si sa che c'è già un pochino di gioco di squadra. Com'è stata questa esordio tra gli esordienti? Allora, tra gli esordienti correvo nella V2 Team Pink e ho preso molte belle cose da loro, mi hanno insegnato molte cose. E ci allenavamo 2 volte alla settimana con la squadra, eravamo tutte ragazze e facevamo parte dell'allenamento anche con le allieve che erano più grandi. E gli allenamenti sì, erano più duri di quelli da giovanissima, ovviamente, perché erano anche più lunghi. Magari con della salita, mentre da giovanissima giravamo nel circuito di 1 chilometro tutto pianeggiante. Quindi erano più duri, però ci divertivamo lo stesso. Di quale lunghezza erano gli allenamenti, te lo ricordi? E che tipo di allenamenti facevate in queste due uscite settimanali? Facevamo degli allenamenti facendo, non so, qualche salitina. E magari facendo delle volate anche per tenerti un po' in allenamento. E qui hai iniziato anche a perfezionarti nello stile di guidare la bicicletta, nel pedalare. Quali sono stati gli insegnamenti più importanti che ti sono rimasti impresso? Ho iniziato a Ho iniziato a capire che bisognava essere più convinti in quello che si faceva e bisognava anche allenarsi magari un pochino guardando il contachilometri, cosa che non avevo mai fatto essendo giovanissima. Quindi magari hai iniziato un pochino a capire che le cose stavano cambiando. Sì, bisognava un pochino fare più sul serio. Un pochino più sul serio, però insomma sempre vi tenevano, diciamo, abituato, avvicinato nella maniera giusta, perché due allenamenti alla settimana sono, diciamo, magari la giusta quantità per una categoria esordienti. Sì, perché non bisogna neanche strafare perché non si è ancora professionisti, quindi bisogna fare le cose giuste. L'anno successivo però sei passato il secondo anno e col il bottino in bacheca del primo anno magari ti sei sentita un pochino più sicura. Eh sì, ormai che avevo vinto 5 gare, dovevo, se non riconfermare, fare di meglio. E quindi ne ha vinte 11. Esatto. Proprio sei stata precisa, un po' tedesca, no? E almeno il doppio più una ne devo fare e ne ha vinte 11. Però hai fatto anche tantissimi piazzamenti, cioè perché sei arrivata 2 volte seconda, e 2 volte terza e tanti piazzamenti nei primi 10, quindi ci sei sempre. Ma questi due argenti all'italiano. Spiegacelo un attimino, perché anch'io una volta sono arrivato, ho fatto seconda a un campione italiano da juniores. È una bella soddisfazione, però lascia la mano in bocca. È un po' d'amaro c'è. Il primo anno, da esordiente primo anno, avevo preso la volata troppo corta e non ero riuscita, diciamo, ad arrivare alla velocità. A riprendere la prima, via. Esatto. Invece, da secondo anno sono partita troppo tardi
e mi sono imballata, non riuscivo più a pedalare. Anche perché insomma sono rapportini, però voi incominciate a crescere, quindi bisogna calibrare proprio la pedalata per poter esprimersi al meglio, no? Esatto, ero molto contenta, però un po' di amaro rimane sempre. Invece queste belle 11 vittorie è tanta roba. Eh sì, ero in piena forma e cercavo di dare il meglio di me sempre. Ma come fai e come hai fatto a trovare questa forma splendida per tutta la stagione e fare tutte queste belle gare, sempre protagonista? Magari anche se non ero sempre in forma a forma, cercavo di dare tutto quello che avevo e magari correre un pochino anche d'astuzia e quindi riuscivo sempre a cavarmela. Ecco, quindi già, cioè, se ti rendi conto che riesci anche a vincere d'astuzia, hai già preso un po' possesso di quelle che sono le tue potenzialità per il momento. Sì, perché bisogna vedere sia come si sta fisicamente e se non si sta al meglio bisogna anche lavorare anche un po' di cervello. E quindi, ecco, quindi allora come la preparavi la gara? Una gara che magari non eri al 100%, che però volevi ben figurare, mentalmente come ti preparavi? Beh, magari non bisogna sprecare troppo, restare un pochino più a ruota. Ma entrare nelle fughe giuste, quelle persone che credi che possano andare meglio per quel circuito. Quindi limitare le energie al contagocce per cercare poi di essere lì nel finale e di dire la tua. Ecco, Esatto. insomma, quindi alla fine di questi 2 anni da esordiente, cos'è che ti ricordi di avere imparato, acquisito dagli anni precedenti e cosa ti ha dato questi 2 anni di ciclismo? E che non bisogna mai mollare, che bisogna credere in quello che si fa e bisogna metterci testa e bisogna sempre divertirsi. Ecco, ma perché detta così, no? Io ti dico che hai vinto tutte queste gare, te che l'hai vinte, te che ci spieghi in questa maniera come è avvenuto, uno che ci sente dice, cavolo, ma allora lo posso fare anch'io. No, ma non è così semplice come si sta raccontando noi, no? Cosa significa fare la ciclista per una ragazza? Significa magari non uscire sabato sera in discoteca quando le altre amiche vanno in discoteca, o magari non mangiare l'hamburger, ma mangiare un'insalata. Significa questo, però quando lo fai ti viene scontato e quindi non ci dai più tanto peso. Ecco, sembra quasi che nella tua mente comunque l'hamburger ci se c'è o c'è stato. C'è stato. C'è stato, però poi ci si rende conto che se magari si stravizia anche un pochino, poi la bicicletta non porta rispetto, no? Eh no, bisogna farlo diventare uno stile di vita. Quindi è uno stile di vita che già dall'inizio ti insegna a gestirti con l'alimentazione, con l'allenamento, con la scuola. Com'è il tuo rapporto? Com'è stato in quei 2 anni il tuo rapporto studio-ciclismo e vita anche sociale? Perché Studio ciclismo, io sono una persona che sta molto attenta in classe, quindi dopo a casa non è che faccio molto, mi basta dare una letta e so già tutto. I voti ce li ho alti, quindi va bene questo metodo, diciamo. quindi per ora hai potuto anche dare tempo al ciclismo, però si parlava sempre di 2 allenamenti anche il secondo anno oppure sono aumentati?
No, sempre due allenamenti anche il secondo anno e andavamo anche in pista una volta alla settimana quando apriva Fiorenzuola. E come ti è sembrata l'esperienza in pista? Mi piace molto più andare su strada. Ma com'è? Perché? Qual è il motivo? E diciamo che facevo un pochino più fatica anche, e poi girare sempre dentro al circuito, girare e non avere sempre lo stesso percorso, cioè a me piace anche la strada quando sale, quindi girare sempre mi sembrava di essere tipo un criceto. Ecco, ti piace più la libertà, abbiamo bene Esatto. capito. Quindi intanto salutiamo anche Mauro Veneziani, che è il presidente della tua squadra di ora, no? Esatto. Benvenuto e chiaramente qui per supportare la sua pupilla. C'è Cesare Naturani e una buonasera anche a Albina Di Santolo, che è sempre qui con noi tutte le sere. Ecco, allora, diciamo, sei cresciuta nel modo giusto, cioè i due allenamenti, piano piano si incomincia a eliminare, a mettere a punto anche l'alimentazione, però senza tante pressioni. Sì, è sempre stata una cosa molto blanda che è partita da me soprattutto, non dagli altri. Ma avere un papà in casa, anche quando sei andato a gareggiare in un'altra squadra, che fa il direttore sportivo, che quindi è un appassionato di ciclismo, cosa significa? È positivo? Può essere positivo e negativo, tutte le cose hanno i suoi pro e i suoi contro. E mio papà è sempre cercato di stare fuori dall'argomento della mia squadra e non intromettersi perché avevo il mio allenatore, quindi lui magari mi diceva di non mollare e di dare tutto e mi diceva di ascoltare poi quello che mi diceva il mio allenatore, quindi non si è mai intromesso. Ecco, c'è Davide Cellini che dice: questa spontaneità e determinazione di pensiero è quasi disarmante per le avversarie. Voi la fate arrossire, però, e in realtà penso che tu sia una ragazza molto determinata. Sì, sono sempre determinata in quello che faccio e quando credo in una cosa cerco di fare tutto per realizzarla. Ma nel frattempo che hai incominciato a pedalare, a vincere, quindi ti sei appassionata sempre di più, ma hai fatto anche altri sport? Sì, ho provato molti sport perché io non riesco mai a stare ferma. E da piccola piccola facevo danza classica. Poi dopo ho capito che non faceva per me e ho cambiato, sono passata al nuoto, però non mi piaceva sempre stare dentro una piscina, quindi ho provato pallavolo, la stessa cosa, non mi piaceva stare nella palestra e niente, ho rinunciato e ho continuato il ciclismo. Ecco, quindi il ciclismo come mezzo di evasione, libertà, contatto con la natura, ma è l'idea di fare anche esperienze nel ciclocross e mountain bike? Ho provato ad allenarmi in inverno in mountain bike, però non mi è piaciuto più di tanto. Se magari dovessi fare qualche giro, sì, però diciamo passare da strada a mountain bike, no. Cos'è che non ti è, che non hai digerito con la mountain bike? Bene, noi ci siamo sempre allenati in inverno, quindi c'era molto freddo, sarà stato anche quello. Però avere la ruota che slitta, magari quando c'è il fango o cose così, non mi piacciono molto. Ho capito però che su strada quando piove, che è freddo, tira vento, non è che fai come quel ciclista toscano che è andato all'ammiraglia. Ho freddo! Ah no, quello lì no, ma è una cosa diversa. Perché questo insomma ci ha fatto scomparire tutti, perché un ciclista che va all'ammiraglia a dire che ha freddo non si era mai sentito, insomma, da quando esiste il ciclismo, No. no? Va bene, evidentemente in quel momento non si sentiva bene. Ecco, poi
nel 2019 il passaggio alla lieve e qui si incomincia ad andare a una categoria che sei cresciuta. Quali sono state le tue aspettative in questo primo anno all'inizio? All'inizio gli allenamenti erano aumentati un po', anche il chilometraggio, e diciamo che ne ho risentito un po'. E pensavo che fosse un pochino più semplice, magari, e l'ho preso un pochino più sotto gamba, un po' troppo sotto gamba, ma ho capito solo dopo che bisognava magari dare un pochino di più. In questa stagione passata, quanti allenamenti facevi? Qual era la vita da ciclista che facevi in più rispetto all'esordiente? Gli allenamenti e il numero degli allenamenti erano gli stessi, se non uno in più, però il chilometraggio aumentava molto. E quando fai un salto, diciamo che ho risentito più il salto da esordiente ad allieva che da giovanissima esordiente. Magari perché era questione, sì, secondo me era questione di chilometraggio, perché cominciano a far sentire gli 80 km in allenamento, quindi diventa un pochino più complicata la cosa. Quindi Bisogna sapere come alimentarsi, bisogna chiedere consigli anche a quelli più grandi, perché una persona da sola non lo può sapere. è mancato un qualcosa cosa è mancato per non avere questo tipo di informazioni per prepararti mentalmente al cambio di secondo te, eh? Allora, sono partita che, pensando che fosse tutto normale, diciamo facevo la vita degli anni prima, però aumentando, non sono riuscita a starci più dietro e quindi diciamo che sono calata un po' troppo. Quindi Sia dal forse le vittorie dell'anno prima, ti avevano dato un po' troppa sicurezza, come dire, tanto ci ritrovo le ragazze più o meno che sono salite con me, più quelle del primo anno, e magari l'ha presa un pochino più sotto gamba sotto questo aspetto. Spiegacelo bene. Sì, pensavo che fosse come quando ero esordiente. Pensavo che, essendo le stesse ragazze, anche se ero la più piccola, magari il salto era uguale, però le ragazze che erano più grandi avevano corso con quelle ancora più grandi e quindi avevano il passo maggiore, se non allenate di più, e quindi avevano più chilometri nelle gambe e riuscivano a esprimere meglio la forza. Io diciamo che non mi sentivo ancora pronta. Un anno di esperienza in più alla vostra età Si vuol dire sente? tanto. Esatto. Ecco, sempre questa persona che ti stima così tanto, però mi ha fatto una confidenza, no? Che ti voglio chiedere. C'è stato in questo 2019, c'è stato un periodo, poi si parlerà anche dei risultati che sono stati ottimi, oltretutto, però c'è stato un periodo in cui hai sofferto un po'. Sei un po' caduta in. Ce lo vuoi spiegare te cosa è successo? Non voglio entrare nel merito di chi può aver sbagliato o no. Mi interessa sapere la tua esperienza, come te l'hai vissuto questo momento di crisi. Allora, io mi sono sempre trovata bene con la squadra, mi hanno insegnato molte cose, però certe cose che magari possono andare bene a me non possono andare bene agli altri o viceversa. Ci sono degli aspetti che non mi sono piaciuti molto, io mi sono sentita un po' presa in mira e ho cominciato a chiudermi un po' in me stessa e sentirmi un po' presa di mira proprio, e quindi ho cominciato a Ecco, tu. mangiare, ho cominciato a mangiare di meno perché pensavo che mangiando di meno si potesse andare più forte. E invece ho capito solo dopo che non era vero, e
Così mi sono bruciata un po' i muscoli e ho patito ancora molto più fatica di quanto dovesse essere il salto. Ma questa è stata una tua, perché questa è una testimonianza forte e utile, no? Perché ci saranno purtroppo altre ragazze, a parte che il lieto fine, grazie alla tua forza di volontà e sei uscita da questo periodo, insomma, di crisi, chiamiamolo così. Però è una bella testimonianza per le ragazze che magari si ritrovano in un momento che non vengano capite anche involontariamente, perché certamente c'è anche la, io penso ci sia l'involontarietà, a volte una parola, a volte un gesto. Cos'è che ti ha portato a questo atteggiamento di mangiare meno, di pensare che più magra andavi più forte? Beh, diciamo che vedevo tutti i professionisti che erano molto magri e ho pensato che magari si potesse perdere un po'. Poi mi sentivo presa di mira, mi sentivo un po' assillata e quindi magari era anche lo stress e tutto l'insieme, l'aumento del chilometraggio. Io che magari mangiavo uguale, però bisognava mangiare ancora di più e quindi magari senza accorgermene è successo, quindi. Ma cosa significa che ti sentivi presa di mira? Perché non vincevi? Perché... Vabbè, diciamo che ho patito un po' questa cosa perché passare da vincere 11 gare a non vincerne neanche una è stata un po' un colpo. Però non siamo andati molto d'accordo fra compagni di squadra e è stato forse anche un po' quello. Però va detto, Giulia, che comunque se quando le stagioni vanno male si fa due secondi posti, i terzi posti a volontà, quarti posti, quinti posti, cioè hai fatto 20 piazzamenti nei primi 10, no? Poi c'è stato un bel... Sei diventata campionessa regionale delle cronoscalate nella Bologna-San Luca. Che non hai vinto, però sei arrivata seconda. Sì, diciamo che sono partita senza vedere il percorso com'era, senza aver mai allenato una cronoscalata e senza sapere che era un campionato regionale. E è stata tutta una sorpresa e sono stata molto contenta, non potevo aspettarmelo. Quindi vuol dire che anche se in una stagione di crisi, magari anche tua, no? E magari in una situazione che ti ha messo in crisi, che ci può stare, ci sta a quelli più grandi, comunque la tua l'hai detta sempre, eri del primo anno, ecco, tant'è che io quando prima dell'intervista guardavo questi risultati, mi è venuto spontaneo pensare che eri allieva del secondo anno, invece... No, invece è il primo anno. Eri del primo anno, ecco, ma... Ora che sei uscita fuori da questa situazione, cosa ti senti di consigliare alle ragazze che possano cadere in certe situazioni, in certe circostanze, dubbi? È di chiedere alle persone che magari hanno un pochino più esperienza e di parlare, di non tenersi tutto dentro. E non solo, cioè... Io credo che quando si parla di sport femminile, più che del maschile, bisogna anche ascoltarvi voi ragazze, no? Di qualsiasi età, da quelle più piccole a quelle più grandi. Perché a Sì, esatto, volte... perché una sola parola magari può essere capita in modo differente da come viene detta. Poi non è detto che magari una tessera una ragazza che per quel pochino, per questi 30 minuti che ti conosco, daresti l'idea di una abbastanza sicura di sé. Quindi magari uno, però non è detto che dentro di te poi
sia la stessa cosa. Quindi, se te non parli perché ti chiudi, perché non ti senti un... ci vuole la persona più grande che comunque ti prenda e parli insieme a te. Sì, poi la cosa deve partire da te stessa, non te la possono dire gli altri. Quindi però vedo che comunque ti ha lasciato un segno questa storia. Sicuramente non è da ripetere perché sono stata veramente male. Quindi ragazze, correggimi se sbaglio nel dire questo annuncio, ragazze, prima di tutto quando avete un problema parlatene con le persone con cui avete fiducia, che sia l'allenatore, che sia l'allenatrice, che sia la famiglia, che sia il medico, esternate le vostre paure e comunque no, i professionisti sono magri perché praticamente si allenano tanto, fanno una vita, fanno 300 km, 250 e sono professionisti, sono persone mature, ma una ragazza, oltretutto è una donna, è diversa fisiologicamente da un uomo per tanti motivi e quindi si deve sempre mantenere in salute soprattutto, no? Esatto, perché dopo il percorso per ritornare allo stato normale è duro e lungo. E per fortuna che te sei riuscita, ma in che modo sei riuscita a capire che avevi preso una stradaccia? E come hai fatto a reagire? Allora, ci è voluto un po' a capirlo, ma c'erano tutte le persone intorno a me che mi volevano davvero bene, che cercavano di farmelo capire in ogni modo, ma io non volevo capire. Cioè, i miei genitori me lo continuavano a dire, ma io non volevo ascoltarli, anzi mi arrabbiavo e se mi dicevano qualcosa. Anche mio fratello mi è stato molto vicino e da lui ho capito che io dovevo fare qualcosa, perché così non andava bene. E lui ha cercato di darmi dei consigli e ho cercato di seguirli. Poi mi hanno affiancato altre persone e la squadra, la nuova squadra, mi ha accolto a braccia aperte e come se fosse una seconda famiglia e mi hanno fatto sentire a mio agio. E anche lì è stato un buon motivo. Ecco, per fortuna in questo caso c'è stato anche il fratello, perché a volte noi ragazzi, perché sono stato ragazzo anch'io, no? Quando i genitori ci vogliono di qualcosa, anche se ci prendano con le pinze, però i figli spesso per orgoglio, per tanti motivi, non l'ascoltano, anche se l'ascoltano, però vogliono fare come si vuol fare, come ci pare, e poi se ne paga le conseguenze. Magari un fratello l'hai visto più come... Beh, io l'ho sempre visto come un punto di riferimento perché è da lui che ho cominciato proprio è iniziata questa mia passione per il ciclismo. Quindi lui non è una persona che parla molto, ma mi sono resa conto proprio perché parlava che era una cosa molto seria. Quindi ti sei resa conto che le preoccupazioni che velate magari all'inizio che ti facevano presente poi andavano valutate, no? E l'hai Esatto. fatto e sei ripartita nella strada giusta e piano piano ti sei rimessa a posto. Esatto. Poi in questa nuova squadra ha cominciato a seguirmi anche una persona che si chiama Luca Dodi e è il mio preparatore, mi ha aiutato anche lui in questo percorso facendomi tabella apposta. Per farmi riprendere poco a poco e farmi tornare alla forma giusta. Ecco che poi secondo me allenare le ragazze in qualsiasi sport, io sono ritornato al ciclismo perché l'ho fatto in gioventù, però per tanti anni ho seguito il calcio, ma sport che va, le ragazze più o meno c'è soddisfazione anche a starvi dietro, perché comunque voi ascoltate forse di più che dei maschi. Quindi è un'arma a doppio taglio, perché c'è la soddisfazione
che se prendete fiducia in qualcuno lo seguite in quello che vi dice. E quindi si diventa quasi personal trainer, no, di una ragazza. Sì, se capisci che la persona che ti sta dando dei consigli ti dice delle cose che puoi seguire e capisci che è una persona seria, le segui. Cioè, io sono una persona così. Ho capito che Luca mi dava dei buoni consigli e è riuscita a rimettermi in sesto, quindi adesso mi fido ciecamente di lui. Ecco, quindi ora il fatto che ti fidi ciecamente è perché ti ha dimostrato che è una persona giusta, che è una persona comprensiva, che ha capito, che t'ha capito e che ti ha ricostruito una strada perché tu ritornassi serena e in salute come sei stata sempre, no? Quindi è chiaro che poi ci prendi fiducia. Esatto, mi ha dato consigli e mi chiamava sempre anche per chiedermi come stavo, quindi è Quindi ha fatto stato. sentire piano piano hai preso fiducia a lui, anche perché, ecco, come ripeto, i benefici li hai visti te, li senti te, e questo è un messaggio, un altro bel messaggio che si dà a tutti quelli che stanno dietro allo sport femminile: cioè avete la possibilità di avere la fiducia di queste ragazze, va tenuta di conto perché sono ragazze. Devono stare in salute, devono crescere bene, con dei valori, eccetera. Non vanno tradite e la vittoria è sempre una conseguenza, è comunque sempre meno importante, no? Sì, bisogna, come ridico, bisogna sempre divertirsi e poi tutte le altre cose vengono dopo. Ecco, quindi io ti ringrazio per questa testimonianza perché non ci dimentichiamo che hai 15 anni. E parlare di questa cosa così e ci hai emozionato tutti, te lo dico. C'è anche qui una signora che si chiama Manuela Sabatini, che ha una figlia che corre allieva e in Toscana, che dice determinata e dolcissima. Quindi Grazie c'hai strizzato il cuore a tutti, però cerchiamo di utilizzarle queste testimonianze perché sono fondamentali. Ora si chiude la pagina, sempre senza dimenticarsela, e si passa a questo nuovo team che t'ha capita e t'ha fatto ritrovare la serenità perduta. Sì, avevo bisogno di una squadra che mi facesse stare tranquilla e non mi desse troppe pressioni, perché avevo bisogno di riprendermi sia dal punto di vista fisico che mentale. Questa squadra ha fatto di tutto, mi ha coccolato e mi ha fatto riprendere. Ecco, ma ecco, secondo te questo coronavirus che poi è arrivato, no, a rompe maron, come si dice dalle vostre parti, ma come per te può essere stato un bene anche, un bene no, perché è una situazione che ha annientato, che ha tolto la vita a tante persone, però ciclisticamente parlando. Questo 6 mesi in più, quasi un anno, no? Perché quest'anno è un po' perso, diciamo. Quindi questo tempo in più che hai avuto può essere stato un bene per la tua ripresa, oppure preferivi buttarti subito nella mischia? No, senz'altro è stato un bene perché ho avuto l'opportunità di riprendermi al meglio e quindi secondo me non ce l'avrei mai fatta se fosse partito subito tutto. Ti saresti forse trovata un pochino in difficoltà. Eh sì. Se sei favorevole al blocco delle categorie per ripetere questo secondo anno da allieva, oppure si va avanti senza guardare? Per me si va avanti, perché le ragazze che quest'anno sarebbero dovute passare i juniores si sono allenate con gli allenamenti apposta per i juniores, quindi il salto dopo dalla categoria alla categoria sarebbe ancora più grosso. È come se corressi con delle ragazze che hanno 2 anni in più. Quindi
quello che potrebbe essere stato quest'anno è riprese, è stato da te riflettuto come un anno di transizione, di ricostruzione, di grande preparazione alla categoria junior. Sì, diciamo di sì. Quindi è stata un anno in più di palestra fra allenamenti, fra proprio una ricostruzione psicofisica che ti sta portando verso il prossimo anno. Quindi, ma in Sì, questo periodo. spero che le gare inizino il più presto possibile. Ma c'è la possibilità da quello che dalle voci di corridoio che anche la vostra categoria possa fare qualche garetta oppure Per adesso ho sentito che forse le cronometro scalate cominceranno, però non si sa quando. quindi va bene, tanto ecco, gli allenamenti e scuola. Il periodo di crisi ha inciso anche sulla scuola oppure sei riuscita a rimanere attenta lo stesso in classe? No, sono riuscita a rimanere attenta e ho avuto anche delle compagne che mi sono state vicine e mi hanno aiutato, quindi è stato anche un bene. Poi, per staccare tutto, sono andata con mia mamma una settimana alle Maldive e siamo Come fatte la donne sole vacanza. alle Maldive, io ce l'avrei mandate, eh. È stato anche un momento, diciamo, di staccare tutto e ricominciare tutto da capo. Ecco, a proposito, sei entrata in un argomento, staccare tutto. È importante, secondo te, arrivare a fine stagione di strada, quindi settembre-ottobre, staccare per un po' come si faceva ai vecchi tempi e poi ripartire con la preparazione invernale, oppure come la pensi su questo punto? Secondo me staccare un po' è un bene perché dai l'opportunità al fisico di riprendersi, perché correre, fare sempre gare, allenamenti di continuo è stressante anche dopo un po'. Perché sempre in bicicletta è come mangiare tutti i giorni la solita minestra, poi alla fine anche se è buona viene un È po' a un po' noia, no? su. Io mangiavo sempre, mi sono fatto un bel forno a legna, mi facevo sempre la pizza tutti i giorni, io la preferisco alla bistecca per dire, e poi sono diventato intollerante alla farina, era normale. E quindi sono dovuto ritornare un passettino indietro. Ecco, ma quindi allenamenti sui rulli. Immagino che stress per te siano stati i rulli. Se si dovevano fare, si dovevano fare. Chiusi in garage è stressante, però se vuoi continuare, vuoi dopo essere pronta, devi farlo. Magari gli allenamenti sono un pochino più, cioè sono più corti sicuramente perché non puoi fare lo stesso tempo che fai strada, però per tenersi allenato vanno bene. Ieri sera appunto si parlava con una responsabile di una squadra di esordienti, di ragazzi esordienti, che loro credono, un po' come succedeva a noi, che fare anche la palestra durante l'attività ciclistica sia un bene. Te cosa ne pensi? Sì, Luca mi fa fare palestra durante la settimana, soprattutto quando c'era la quarantena che non potevo, che più di tanto i rulli non potevo farli perché si suda tanto e dopo può diventare anche un male. Quindi mi faceva fare palestra anche per rinforzare il fisico e secondo me uniti questi due fattori vanno bene. Un po' la vecchia maniera, no? Quindi non dimentichiamo di quello che è stato, di quello che ci ha insegnato il ciclismo negli anni passati e utilizziamolo magari insieme alle nuove tecnologie. Esatto. Però da quello che ho capito ancora con te non si parla di watt, di No, il assolutamente no. cardiofrequenzimetro, penso di sì. Sì, solo fascia cardio e conta velocità, pedalate.
Quindi già lì, insomma, ti sai, ti controlli. Sì, ma già da quando ero esordiente primo anno ho cominciato ad allenarmi con la fascia cardio, quindi ormai sono abituata. Sei esperta di cardio, però c'è tempo per passare a queste nuove diavolerie dei watt. Sì, Ma c'è ancora ecco, tempo. l'arrivo nelle junior, secondo me, da allieve è quello un pochino più critico, perché intanto passando junior ti ritrovi a correre anche con le under 23, con le open. E quindi incomincia a essere un bello ostacoletto. E poi c'è anche un discorso legato, che a tante ragazze fa gola, legato con la nazionale, perché entrando in nazionale si riesce poi a realizzare tanti bei sogni. Ecco, te come la vedi questo? Come te lo immagini questo passaggio di sopra? Beh, sicuramente non bisogna pensare subito di vincere la prima gara, bisogna prendere, diciamo, i primi 2 anni da junior come esperienza, perché si corre con quelle più grandi, come hai detto, e bisogna soprattutto imparare, magari anche se delle ragazze più grandi in squadra, bisogna prendere tutti gli insegnamenti possibili. Mentre il discorso nazionale, che come lo vedi? È una cosa che ti accattiva, che ti affascina particolarmente, oppure preferisci, come hai detto ora, crescere negli anni? Beh, certamente sarebbe bello riuscire ad andare in nazionale, però non bisogna focalizzarsi solo su quello, perché sennò non si riesce a ottenere niente. Ecco, perché poi c'è il rischio che per la nazionale bisogna andare in pista e te la pista non è che tu la digerisca tanto, poi ci sono degli allenamenti duri da fare, insomma, è un bel impegno, no? Beh, per gli allenamenti duri no, perché se una cosa ti piace farla non è un peso. Quindi faticare fa parte del ciclismo. È la vostra voglia, no? Quella di usare fatica per battere l'avversario. Ma ecco, a questo punto te, che tipo di ciclista pensi di essere? Pensi, nel senso, per come sei cresciuta fino ad oggi, poi magari fra 3 anni scopri anche altre caratteristiche, no? Come ti definisci? Beh, a me piace andare bene, a me piacciono le gare con la salita e magari dopo l'arrivo in volata, quindi diciamo scalatrice velocista. Quindi anche te sei come quella di ieri sera, mi sembra si chiamasse Chantal, che mi disse che lei è scalatrice e velocista. Bisogna arrangiarsi su tutti i campi. Ma state rivoluzionando il ciclismo voi donne, perché scalatrice e velocista neanche il grande Merce. Ora, io voglio dire, come si fa? Perché te qui sei arrivata seconda alla Bologna-San Luca, ma San Luca, già quando ci passo un'autostrada con la macchina faccio finta di non vederlo, no? Come si fa a scalare quella pazzia di salita che è bellissima, però con che rapporto l'hai fatto quella salita lì? Con tutto quel rapporto piacere che avevo, non avevo idea che fosse così dura quella salita lì, perché magari l'avevo Ma che vista rapporto avevi? durante Dici il numero. le. Non me lo ricordo, 36-28 forse. E non, quella salita lì non l'avevo mai provata, l'avevo solo vista quando la facevano professionisti e non avevo idea che fosse così dura. Per fortuna non avevo visto il percorso prima di partire, perché non so se sarei partita. Perché insomma, quella anche a vederla in televisione è tanta roba. Eh sì, poi quando la si fa si capisce veramente quanto è dura. Non Però io ho rende in visto, televisione. intervistando delle tue coetanee, insomma, delle altre cicliste anche più grandi di te, che anche quelle che in salita non vanno, cosa strana, no? Cioè,
Cioè, il San Luca lo amano proprio perché la salita piace anche a chi non va, in voi donne. È inspiegabile. Vabbè, quando sei in salita dai tutto te stesso, quindi riesci a vedere quello che hai e quello che non hai. Quindi te sei capace di passare da un rapportino agilissimo per forza per scalare il San Luca al massimo rapporto per fare una volata e vincere il gruppo in volata. Io cerco sempre di dare tutto. E magari anche se non, il percorso non fa per me, cerco di adattarmi. Non bisogna partire con l'idea no, non ce la faccio. Quindi questa è una cosa importantissima, no? Come alcune ragazze che magari bisogna convincerle, non si convincano che sono forti, no? Anche se vincano, rivincano, rivincano, però quando partano dice no, ma oggi non ce la faccio, invece no, se no che si parte a fare? Esatto. Ebbene, si è scoperto tutte queste cose che ho capito che la nazionale sì, ti piacerebbe perché chi è che non piace mettere la maglia azzurra, però se viene, viene, se non viene, verrà. Ecco. Esatto. Quindi a questo punto, diciamo che siamo arrivati proprio a ti si è intervistato. Abbiamo avuto la fortuna di intervistarti nel momento giusto perché c'è la tua rinascita, la preparazione alla categoria junior e dall'anno prossimo ti seguiremo per vedere come ti muovi, come pedali e cosa riuscirai a fare. Adesso il lavoro di ripresa che sto facendo, vedremo quando inizieranno le gare che sarà servito e sono sicura di sì perché Luca mi sta seguendo molto bene e spero che le gare inizino al più presto per vedere proprio come mi sono ripresa. Quindi, lasciando un pochino da parte quello che sarà, quello che è stato, l'abbiamo parlato e ci è servito tanto, quello che sarà si vedrà pedalando. Intanto io ti vedo bella, bella in salute, bella in forma, oltre che una bella ragazza. Ma ecco, a proposito, ma una bella ragazza come te nel ciclismo? Quanti corteggiatori ha? Fra ciclisti, non ciclisti? Nessuna. No, con tutta la fiducia che possa averti, sa, questo non ci credo perché. Cioè, non è che anche te sei come un'altra, la Masetti che mi ha detto non ho tempo per gli uomini, io devo correre in bicicletta. Bisogna fare delle scelte anche. Quindi buttiamola in calcio d'angolo, bisogna fare delle scelte. Quindi per ora i corteggiatori vanno tenuti un pochino di là alle transenne. Esatto. Esatto, scuola. Ecco, ma da grande cosa vorrai fare oltre a diventare una campionessa di ciclismo? Il mio sogno sarebbe quello, poi si vedrà col tempo. Il piano A è la bicicletta oppure la scuola ha un piano primario che già ti sei prefissata di una volta finite la presa la maturità, continuerai gli studi e già hai idea di cosa vorrai fare? No, il piano A è la bicicletta. La scuola ho scelto l'Istituto Tecnico Agrario perché va bene, mi piace stare all'aria aperta, la natura, però non ero indirizzata proprio su un tipo di lavoro da fare. Anche perché, insomma, da quello che ho capito, a scuola vai abbastanza bene, vai bene. Sei una che apprende subito. Sì, cerco di prendere più appunti possibile, di stare attento, magari chiedere le cose che non capisco e dopo a casa mi basta dare una letta e so praticamente già tutto.
Che è un peccato che una che ha questa facoltà di apprendere e non sfrutti in contemporanea al ciclismo questa dote, no? E io punto sempre per farvi studiare perché è importantissimo. Certo, lo studio è importante, però vorrei seguire la mia passione prima di tutto. Va bene, grande amore per il ciclismo. Senti, ma anche se per ora non ti tocca, però questa decisione dell'UCI, l'Unione Ciclistica Internazionale, di aprire sempre di più le gare maschili e femminili, non per ultima è arrivata anche la Parigi-Roubaix. Come le vedete questa bella soddisfazione, no? Il fatto che comunque vi fanno gareggiare insieme ai maschi nelle gare importanti. Beh, potrebbe essere una bella cosa perché si ritorna, diciamo, ai punti dei giovanissimi in cui ci si confronta insieme. Quindi anche per dare più visibilità al ciclismo femminile che lo merita. Sì, perché le donne sono sempre messe un pochino in disparte, quando, diciamo, quando si vede il Giro d'Italia degli uomini. Quello delle donne è difficile che si veda in TV, quindi magari aprire un pochino più le porte al ciclismo femminile sarebbe bello. Anche perché insomma ci sono tante campionesse in Italia, dalla pista alla strada, al fuoristrada, in qualsiasi disciplina, in qualsiasi sport, le donne sono il nostro orgoglio, no? Ma perché Sì. secondo te in Italia non si vuole ancora dare merito a voi donne? Non ho idea. Poi i risultati vengono quasi di più dalle donne che dagli uomini, quindi non saprei. Senti, invece, impatto di sicurezza, no? Perché, come hai visto nei commenti, c'è stato Carlo Iannelli, che è il papà di Giovanni Iannelli, un ragazzo che a 20 anni è caduto a un volata in una gara dove la sicurezza ha lasciato un po' a desiderare e purtroppo non c'è più. Secondo la tua esperienza, nelle gare che tu finora hai fatto, ti senti sicura dalle macchine, dalla gente, da... Ci sono state alcune gare in cui ci siamo trovati delle macchine che uscivano fuori dai cancelli quando passavamo, o delle macchine parcheggiate al lato della strada mentre passavamo. E quando si è in gruppo, magari la prima schiva, ma quella dietro non vede la macchina e quindi si va contro, come è successo a me che poi sono caduta. Però magari da questo aspetto si potrebbe un pochino migliorare nella sicurezza. Quindi io infatti non è che ti voglio trascinare in questa tragedia che ha colpito questo ragazzo di 20 anni, perché io sono però col papà che fa questa lotta per non far dimenticare quello che è successo in maniera che serva perché possibilmente non succeda più. Quindi bisogna che gli organizzatori, insomma, stiano attenti anche alle persone poco educate che magari, pur sapendo che c'è una gara, escano dal cancello con la macchina e chi se ne frega se c'è delle ragazzine che corrono, no? Sì, credo che sia giusto perché è la sicurezza prima di tutto. Mentre sugli allenamenti, come la vivi questa situazione che esci di casa, vai sulla strada? Bisogna avere 100.000 occhi perché le macchine ti possono passare vicino, vanno molto forte e bisogna prevedere quello che fanno le macchine e stare attenti da ogni lato, quelle da dietro, quelle da davanti, quelle da di fianco, perché ti possono venire addosso continuamente. Quindi bisogna stare attenti agli altri.
Bisogna stare attenti agli altri e a quello che si fa. Bisogna mantenere il codice noi ciclisti, attenzione ai semafori, attenzione. Però un occhio va tenuto sempre a quello che fanno gli altri perché spesso non ci vedono proprio. Esatto. Poi magari bisogna anche scegliere strade un po' meno trafficate, dove ci sono meno macchine, certamente non si va in tangenziale. Mentre qui si fa una domandaccia, che la faccio a tutte e la segno, anzi farò un video con tutte le risposte che mi avete dato a questa domanda. E poi vi vengo a cercare mentre dormite. Spero di no. Quando se ti dico doping... Doping per me non è una cosa giusta perché bisogna fare con le proprie forze e non sarebbe una Non è vittoria di leale, tutti, no? non è una cosa leale. Non è leale, dovrei andare a correre sapendo che sei truccata come una macchina fuori regolamento. Cioè, il ciclismo è Esatto. bello perché è una sfida, una competizione basata sulla Deve lealtà. essere vera. Deve essere vera. Quindi, diciamo, abbiamo fatto una bella chiacchierata, non ti voglio impegnare anche perché ti ho fatto delle domande. Si è toccato degli argomenti, magari che si poteva aspettare anche qualche anno, ma ti ho visto così, diciamo, preparata. Ecco, E se si questa possono aiutare delle altre ragazze, benvenga. preparazione, questa maturità, da cosa viene? Se viene da qualcosa, magari è naturale. Beh, cerco, visto che ho passato questo e so quello che ho passato, quanto male ci sono stata, non vorrei che altre persone potessero cadere in quello che ho passato io, quindi mi piacerebbe aiutare delle altre se ne hanno bisogno. Quindi ragazze, se vi sentite in crisi, ricordatevi le parole che ci ha raccontato Giulia e magari con la dovuta delicatezza chiedete un consiglio anche a lei, se proprio non lo volete chiedere a quelle più grandi, perché magari fra di voi vi potete esprimere meglio e capire Sì, esatto, chiedete pure, non c'è problema. meglio. Non c'è problema perché ne ha parlato apertamente. Per fortuna è qui bella pimpante e sorridente. E quindi ecco, con questa bella immagine io direi che abbiamo già straforato l'ora. Avevamo fatto prima una prova con Giulia per collegarci attraverso un'altra piattaforma che ci avrebbe mandato in contemporanea su 10 profili social, però io non vedevo lei non vedeva me, poi ci si insomma, se preferito, puoi ritornare alla vecchia usanza e quindi ci si ritroverà nella prossima diretta che sarà domani sera con Matilde Foggi. E anche qui ci sarà delle belle storie da raccontare. Io saluto tutti, ringrazio Giulia Raimondi per la gentilezza, per la professionalità anche e Grazie a per la te per avermi serietà. Ti invitato. ringrazio a tutti i nostri follower, i nostri, i tuoi, insomma, tutte le persone che amano il ciclismo e che sono state anche ad ascoltare in silenzio proprio perché ci hai colpito, no? Con la tua testimonianza. Ecco, vedi, adesso arriva anche Andrea Vezzosi, che è un dirigente federale toscano, che applaude. Insomma, è stata una bella esperienza quella che ci ha fatto provare. Noi ti ringraziamo, ti auguriamo di vivere serena, tranquilla, di fare quello che ti senti e di divertirti in bicicletta, magari battendole sempre tutte. Mi dispiace per quell'altre. Lo so che non saranno d'accordo e faranno di tutto per passarti avanti, ma questo è il bello del ciclismo e
il bello di essere in compagnia di queste ragazze. Una buona Grazie sera mille a e una tutti per buonanotte a averci tutti seguito. da Walter Pettinati e da Giulia Raimondi.